oggi proveremo questa nuova Action Cam della Garmin, la Verb, che abbiamo acquistato nel package Elite. È una action camera nuova che consente di inviare i filmati tramite Wi-Fi e di registrare una traccia GPS durante le riprese. Ha caratteristiche abbastanza avanzate, consente di fare filmati in Full HD a 1080 pixel con 30 frame al secondo, oppure ha la possibilità anche di registrare 60 frame per secondo in modalità HD. La particolarità di questa action cam è di avere questo display a un pollice 4 posizionato sul top della fotocamera, con il quale è molto comodo vedere le immagini che vengono riprese. E poi un grande pulsante sul lato sinistro, se lo si porta in avanti si accende la luce rossa e la fotocamera inizia a fare la ripresa. Comodamente lo si porta indietro e la fotocamera smette di fare la ripresa e la luce diventa verde. C'è poi un tasto posizionato sul lato destro che consente di spegnere la fotocamera. La scocca di questa fotocamera è completamente impermeabile e si può inzuppare anche in acqua fino a un metro, fino a 30 minuti, e mentre invece con la scocca diventa completamente impermeabile. Questo è molto utile nel caso che si utilizzi la fotocamera per sciare, perché la si può utilizzare tranquillamente senza aver bisogno di utilizzare dei case come le normali action cam che siamo abituati ad utilizzare. Un'altra particolarità è che è molto comoda impugnarla in mano se si vuole per esempio riprendere il proprio compagno mentre scia, una funzionalità che noi per esempio abbiamo utilizzato molto. Una delle caratteristiche che ci interessano di più di questa fotocamera è la possibilità di attivare un particolare modo che si chiama Ski Mode, con il quale è possibile, senza dover regolare continuamente la fotocamera, fare le riprese soltanto quando si sta sciando. Quindi per esempio la fotocamera si ferma quando si è in seggiovia e si riaccende quando si riprende a sciare. Questa sarà una delle caratteristiche che andremo a testare adesso sulle piste del Passo del Tonale. Per farlo attacchiamo la telecamerina al casco. Quindi abbiamo il casco, togliamo l'apposito stretch e la incolliamo al casco. Ecco, ora siamo pronti per andare a provare la fotocamera. Siamo saliti in seggiovia e la telecamera è andata in modalità standby. Abbiamo iniziato a sciare e vediamo che la telecamerina si è accesa e ha cominciato a riprendere